Noi denunciamo un pericolo serio di un allungamento dei termini, di una situazione molto tortuosa e soprattutto di molti costi che probabilmente saranno a carico della Regione Abruzzo dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha fatto gridare, diciamo, al trionfo a tantissimi partiti dentro e fuori dal Consiglio regionale, ma invece potrebbe creare seri problemi. Il primo è perché il progetto DECDEME adesso dovrà superare tutte le valutazioni di quel famoso parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici tramite una società, un ente accreditato a norma di legge, sulla quale, diciamo, c'è stato già uno stanziamento di 188.000 euro per l'individuazione, individuazione con gara europeo, e sono 188.000 euro che peseranno sui fondi famosi per bussi, cioè la legge 10 del 2011. Riteniamo che difficilmente potrà superare questo vaglio, perché all'epoca di questo bando, quello del famoso progetto Goio, c'era il divieto di appalti a misura sopra i 500.000 euro, invece l'appalto DECDEME è per il 90% a misura. Ci turba un confronto dai numeri molto appariscente tra il progetto presentato da Edison, soggetto inquinatore, il 16 di aprile, e quello presentato da DECDEME il 28 di aprile. DECDEME dice: bonificheremo 255.000 metri cubi di rifiuti con 33 milioni di euro. Edison, soggetto inquinatore tenuto per il principio di chi inquina paga, dice: dovremo togliere 130.000 metri cubi come primo lotto, salvo poi individuare quelli che sono realmente i terreni inquinati, con 46 milioni di euro. Cioè DECDEME propone di togliere il doppio dei metri cubi che toglierà Edison con una somma che è quasi la metà di quella che propone Edison, e questo ci lascia molto molto perplessi. L'ultimo punto che ci lascia perplessi, il quarto, è proprio l'articolo 4 dell'accordo di programma tra Ministero e Regione Abruzzo, che prevedeva l'intervento della Regione per i fondi successivi, succedanei rispetto ai famosi 45 milioni di euro stanziati per la legge 10 del 2011. Questo significa che in tutta quell'importo delle somme necessarie a misura nell'appalto DECDEME dovrà intervenire la Regione Abruzzo, e questo è un paradosso, perché la Regione che ha subito l'inquinamento dovrà intervenire anche per la bonifica, fatta salva la rivalsa che poi ci sarà nei confronti di Edison tra 7-10 anni. Allora, con questa conferenza stampa noi abbiamo voluto dire sostanzialmente due cose. La prima: informare i residenti abruzzesi, la popolazione abruzzese, che la bonifica delle duale 2B, che è una piccola parte del SIN, in realtà non è assolutamente prossima. La seconda, quella di chiedere al presidente della giunta regionale, al consiglio regionale, un incontro per illustrare i nostri dubbi. Noi chiediamo loro che si seggano con il Ministero della Transizione Ecologica per valutare se questi dubbi sono veri. Se sono veri, prendere una decisione e rimettere in campo Edison, cioè il soggetto inquinatore che ha il dovere di bonificare le aree che ha inquinato, altrimenti si rischia veramente di perdere tanto tempo, soldi e soprattutto di perderci in salute.